Amici di Campana nel Pallone, siamo qui all'interno del campo del Santa Maria delle Grazie dopo la grande ennesima prova dell'FC Marigliano che è valsa la promozione nella categoria della promozione. Siamo qui con l'allenatore in seconda Luigi Fernandez. Mister, con lei io vorrei approfondire la questione del lavoro, perché lavorare con Natale Menichini per lei è stato, e soprattutto per i ragazzi, garanzia di questo successo. Ci vuole raccontare i punti più importanti di questo lavoro in neanche 9 mesi? Sì. Lavorare con Natale Medichini è stato veramente una cosa eccezionale. È un mister che puntualizza tutto e incomincia dalla mattina alla sera a intestardirsi negli allenamenti. È un allenatore molto preciso. Guarda minimi particolari. Mi è piaciuto il suo progetto, mi ha chiamato e ho risposto alla grande. Oggi un 4-0 con la Boschese Calcio, insomma una partita che da sola chiaramente non vale la promozione, ma ci sono quelle di prima, mattone dopo mattone. Ci vuole raccontare qualche piccolo ricordo personale per lei importante ai fini della promozione? No, io ho trovato un grande gruppo, gente che lavorava negli allenamenti, non si è mai tirato indietro. Negli spogliatori abbiamo riso, abbiamo pianto, ci siamo uniti tutti insieme. Io ho sempre detto che le partite non tengono una storia a sé. Le partite sono fatte da quattro storie: il primo tempo da 20 e da 25 minuti, il secondo da 20 e 25 minuti, perché si possono cambiare in un tempo. E loro hanno capito la mia, diciamo, filosofia e niente, siamo andati bene d'accordo. Poi io ho fatto da uomo spogliatoio pure. E niente, ho tenuto lo spogliatoio tranquillo. Quando si doveva ridere, si doveva ridere. Quando si doveva piangere, si piangeva. E niente, ci siamo uniti tutti in queste quattro mura e abbiamo risolto tutti i problemi. Certo che abbiamo fatto un grande campionato.